siamo al Cartoomix 2019, davanti a me Pietro Gandolfi, che è un autore di fumetti e di libri. Raccontaci un po' la produzione a fumetti e la produzione dei libri. Allora, prima di tutto è una produzione complementare, perché io quando scrivo storie non è detto che siano destinate a un media rispetto a un altro. Io scrivo la storia, poi con il tempo può capitare, come nel caso di The Noise, che si trasformi in un fumetto. Fra le serie che pubblico, diciamo che quella nata per essere un fumetto propriamente è The Fiend. Infatti si rifà un certo tipo di immaginario, il fumetto underground americano, il corvo, Dead World, cose del genere. The Idol è un'opera rock, Warbringer è la mia rivisitazione dell'heroic fantasy, infatti nasce da dei racconti, come The Idol da un romanzo. E The Noise invece, che è quello più conosciuto, è un horror al 100%. Nei miei romanzi prettamente horror, vado nel thriller in alcune occasioni, sovrannaturale, qualcosa di meno, però diciamo che si muove tutto in questo mio universo che ho creato con tanti anni di lavorazione, e in questo piccolo universo, in questa piccola provincia americana con tante cittadine, succedono cose nascoste agli occhi di più, tranne nel caso di The Noise, che è una cosa apocalittica. Per il resto invece mi piacciono le piccole storie raccontate, spero bene, pochi personaggi e molto intime e abbiamo molto tragiche. Abbiamo un ordine di lettura, ognuna può essere letta a sé stante? Ognuno si può leggere, non c'è nessun vincolo. A volte poi ci trovano dei rimandi, ma sono cose in più, dei regali che faccio ai lettori. Quindi diciamo che ci metti dei piccoli giochi per il tuo fedele lettore. Ma nulla di vincolante. L'ultima in ordine temporale? Allora, l'ultimo romanzo è Velo nell'anima. Mentre l'ultimo fumetto pubblicato sono il numero 3 di The Fiend e il numero 9 di The Noise. The Noise è stato pubblicato anche dalla Cosmo, giusto, in raccolta? Sì, esatto. Cosa comprende quella raccolta come numeri? Sono usciti un paio di numeri e arrivano fino al 6. Sappiamo già se prosegue, ci porti anche gli altri? Non lo so. Se andrà avanti, io intanto per conto mio con la media andiamo avanti. Abbiamo pubblicato già il 7, l'8 e il 9, sono tutti lì. Assolutamente, ti ringrazio. Grazie a te. Bocca al lupo. Grazie.